Benvenuti a tutti e grazie di essere con me in cucina anche quest'oggi. Ci prepareremo un dolcetto proprio per deliziare tutte noi donne in previsione di questo 8 marzo, festa delle donne. Quindi prepareremo un dolcetto, faremo dei tortini di mimosa. Certo che, avendo anche del pubblico maschile, ovviamente penseremo comunque anche a voi maschietti. Sicuramente a breve abbiamo la festa del papà e quindi penseremo qualcosina anche per voi. Poi magari in primavera inseriamo anche qualcosa di simpatico, la pasta di zucchero, per fare qualcosa con i bimbi, facciamo divertire anche loro, va bene? Allora, diamo un'occhiata se il collegamento è partito. Buonasera Riccardo, buonasera Corrado. Bene, allora fatemi sapere se l'audio vi va bene, se si vede a pieno campo, eventualmente trascinate i messaggi sul lato di destra. Allora, vediamo un po' se mi dite se tutto funziona. Ok. Allora, dicevamo per chi si sta appena collegando che quest'oggi prepariamo dei tortini di mimosa, va bene? Allora, utilizzeremo una ricetta di pan di Spagna che vi tornerà assolutamente utile non soltanto per la ricetta di quest'oggi, ma sarà un'ottima base per tutta una serie di torte che avrete piacere di provare, perché comunque cambiando il tipo di crema, di farcitura, quindi può essere crema, può essere Nutella, crema di cioccolato, di pistacchio, a seconda anche della decorazione, poi le torte possono variare in base anche alla vostra fantasia. Quindi oggi procediamo con primo passaggio, prepareremo una sorta di bagna, quindi andiamo ad aromatizzare poi questo tortino con questo sciroppino che andiamo a preparare con molta semplicità. Prima di cominciare do qualche saluto. Allora, buonasera Corrado, buonasera Luigi, benvenuti, buonasera Anna, grazie di essere con me, grazie mille. Ok, allora partiamo. Primo step, prepariamo questa sorta di sciroppo in maniera molto facile. Allora, come vedete, io qua ho già preparato delle fragole fresche. Allora, facciamo dei pezzettini proprio piccolini, li mettiamo nella padella e dopo accendiamo l'induzione, voi accendete il fuoco. Allora, io adesso magari non vi do le dosi, nel senso che mi interessa più che altro farvi vedere il procedimento. Poi per le dosi, a fine diretta, vi metto tutto quanto, ok? Quindi adesso qualche fragolina la spezzettiamo proprio a pezzettini piccini piccini, in modo da creare questa bagna si chiama, no? Per andare non soltanto a inumidire il tortino, ma anche per insaporirli. Oggi faremo proprio delle piccole monoporzioni. Chiaramente questo tipo di ricetta, se voi avete piacere, la potete sviluppare anche sotto forma di torta utilizzando magari una tortiera rotonda, o comunque se volete dare una forma diversa lo potete tranquillamente fare. Allora, io direi magari ne mettiamo giusto due di fragole, anche perché poi andiamo a inserire un po' d'acqua, un po' di zucchero. Ditemi se funziona. Lidia, buonasera. L'audio si sente bene? Claudio, buonasera. Ok, dai, speriamo che anche il collegamento sia buono, che non ci siano interferenze. Mi sembra che nessuno scriva niente di strano, quindi sembrerebbe tutto ok. Purtroppo con la diretta vi devo sempre chiedere supporto da parte vostra. Ok, allora abbiamo tagliato due fragoline, adesso andiamo a inserire un pochino d'acqua. Giusto, vedete, io metto mezzo bicchiere perché comunque la dose che prepariamo è per sei tortini, poi magari ne facciamo giusto uno dimostrativo. Allora, io adesso accendo l'induzione, per chi c'ha il fuoco si parte con i fuochi. Poi vado a inserire anche un po' di zucchero, all'incirca sono 2 cucchiai, quindi tenete conto più o meno 40 grammi di zucchero. Adesso andiamo a sciogliere il tutto, prendo anche un attimo il mestolino, sciogliamolo, facciamo bollire proprio qualche minuto, 2-3 minuti, il tempo che si sciolga tutto e che anche le fragole si ammorbidiscano, che poi così danno sapore. Ok, allora io direi a questo punto ci interessiamo di preparare l'impasto, quindi prendo una bella terrina capiente, va bene, adesso mi preparo tutti gli ingredienti, abbiamo 4 uova, temperatura ambiente, ecco qua, adesso andiamo a rompercele, 4 uova intere, cercando di stare attenti che magari non cada qualche piccolo guscetto, tutt'al più insomma si sta poco a toglierlo, ok?
io le rompo proprio così facilmente, ecco. Ecco qui. Poi utilizzeremo delle fruste elettriche, chi ha magari una, un robottino, comunque una planetaria va assolutamente bene, anzi sicuramente siete agevolati. Allora adesso andiamo a inserire anche 130 grammi di zucchero e partiamo con un pochino di rumori. Io lo faccio appunto con le frustine elettriche perché così almeno chi non ha robottini, ecco, proprio così, vedete che bene, che funziona. Ecco, bello della diretta, sì, si sono agganciate, ok. Allora, un po' di rumore, portate pazienza, montiamo le uova con lo zucchero. Faccio così perché per chi non ha appunto la strumentazione, giusto insomma, vedere anche con gli strumenti basi come il mio. Ok, scusate, ma dobbiamo montare un attimo. Appoggio un secondo, nel frattempo il nostro pentolino, diciamo, già sciolto per bene lo zucchero, quindi spengo tutto e lo sposto, così non facciamo danni. Ecco qua. Adesso andiamo a inserire un 40 grammi di olio di semi, quindi io non utilizzo il burro su questo impasto, ma metto direttamente l'olio di semi. Poi aggiungiamo questi 150 grammi di farina 00. Poi anche qui sulla scelta delle farine, insomma io comunque uso sempre 00, però si può anche sostituire, ecco, se qualcuno ha bisogno di altro. Ok, allora ancora un attimo di rumore, portate pazienza, adesso ci impolveriamo per bene con un po' di farina. Ecco qua. Allora, intanto do un'occhiata se si vede. In cucina ci sta bene. Ora aggiungiamo anche una bustina di lievito, eccolo qua, bustina di lievito alla mano, aspetta che vi leggo, per leggere devo avvicinarmi bene qua. Papà Orazio, Michela, buonasera. Ok, allora bustina di lievito, ecco qua, la mettiamo tutta intera. Ultima mescolata e poi partiamo con il procedimento. Ok. Bene, allora allontaniamo le frustine perché non sporchiamo. Cerchiamo di stare un po' all'occhio qua. Ok, a questo punto l'impasto è pronto. Mi preoccupo di prendere questo stampo per muffin. Abbiamo detto che la dose sarà per 6. Quindi cosa facciamo a questo punto? Innanzitutto andiamo un po' a imburrare lo stampo. Scusate che sposto perché c'è un bancone enorme qua di cucina, ma poi siccome il campo è abbastanza ridotto dello schermo, devo cercare di tenere tutto a portata di mano. Ok, allora un po' di burro fuso. Allora adesso, perché siamo in diretta, insomma usiamo il pennello e ci sta, perché è giusto insomma fare con un pochino di sistema. Però diciamo che anche se prendete il pezzettino di burro e lo passate così a mano libera, lo faccio spesso, non ve lo nego. Però dai, insomma, sta bene far col pennello, che dite? È più serio, più professionale. Allora, lo passiamo bene in modo che così poi ci permetterà di l'estrazione molto facile dell'impasto. Quindi proprio una piccola spennellata, vedete, poi comunque anche dà un po' di sapore. Ecco qua. Allora, ricordate che se non vedete bene a tutto campo, potete trascinare i messaggi sulla destra, così vi si libera bene lo schermo. Ok, allora, adesso abbiamo preparato questo, riprendiamo
il nostro impasto. Allora, teoricamente bisognerebbe inserirlo nella sacca poche per poi versarlo, ma noi lo facciamo esattamente come lo faccio io abitualmente, nulla di diverso. Quindi con un mestolino vado a prendere e vado a versare all'interno della nicchia dello stampo. Ecco, una cosa molto importante, questo è da sottolineare, praticamente con questo tipo di impasto, essendo che lieviterà parecchio, andate a riempirlo esattamente circa a 2/3 dello stampo, quindi non riempitelo assolutamente a filo, altrimenti poi in lievitazione rischia di uscire tutto e fate un pasticcio. Lo dico perché nelle varie prove ovviamente ho dato il mio contributo, quindi riempiamo a 2/3 il tutto, ecco qua. Adesso mi do un'accelerata, che così poi passiamo alla seconda parte, perché il restante di questo impasto lo verseremo su una piccola teglia da forno, in modo da utilizzare poi quella parte per fare la decorazione di questi tortini, di questi muffin che andiamo a creare. Ecco qua, adesso facciamo l'ultimo, eccolo qua. Quindi lo caliamo proprio in questo modo molto semplice, vedete, ecco, anche se riesce un pochino non succede nulla sullo stampo, anche se si sporca non c'è problema. Ok, allora adesso questo poi vado a infornarlo, va bene? Ora ci occupiamo di questa parte restante. Allora prendo una teglia da forno, messo un pochino di carta. Allora questo, vediamo un po' se mi avvicino un pochino senza che cada magari, ecco. Allora adesso questo impasto lo versiamo proprio al centro e poi lo andiamo a stendere leggermente, ma diciamo che nel momento in cui lo versiamo lui già si stende di sua natura e non andrei a stenderlo troppo sottile, perché comunque abbiamo bisogno di un pochino di spessore, perché poi andremo a creare delle decorazioni. Quindi ecco qua, vedete, così si è steso. Adesso magari giusto un attimo gli diamo una forma più rettangolare, prendo un attimo il cucchiaio e gli do proprio una piccola livellata, ecco così, perfetto. Adesso praticamente questi due impasti, quindi quello dei tortini e questo qui che ci servirà per la decorazione, lo si va a infornare a 180 gradi. Dunque più o meno sono 8 minuti per quanto riguarda questo, 8-9 minuti, mentre per quanto riguarda i tortini giusto qualche minuto in più, quindi 9-10 a seconda un po' dei forni. Voi dovete tener conto che deve diventare leggermente dorato, perché se diventa troppo dorato poi si va a biscottare e vi vengono fuori dei savoiardi, invece deve rimanere molto soffice, va bene? Allora, giunti a questo punto, vediamo, da una lettura veloce. Antonio, buonasera. Claudio, buonasera. Maria, bene, tutto a posto? Audio, siamo a posto? Sì, bene. Allora, adesso vi faccio vedere, giusto per appunto non tenervi nei tempi della cottura. Allora, questi sono, diciamo, i cupcake che vengono espulsi così dallo stampo. Come vedete lievitano parecchio al di sopra dello stampo, pur avendolo noi diciamo messo l'impasto fino a questo livello. Quindi adesso abbiamo questo e poi abbiamo anche l'altra parte che abbiamo preparato, che è questa qui. Allora, questa è la parte superiore, mentre la parte inferiore, vedete, è più chiara, quindi noi utilizzeremo per la decorazione questa parte qua. Vedete, risulta molto molto soffice. L'importante è tenerlo non troppo nel forno. Allora, io adesso direi che per non fare gran sporco nel banco, prendiamo una carta da forno. Ok, adesso prendiamo un tortino, in modo che lavoriamo su uno, facciamo una dimostrazione su un pezzo. Allora prendiamo un coltello, perché adesso andiamo a tagliarlo a metà. Adesso vi faccio vedere, prendiamo uno, lo tagliamo a metà in modo da andarlo poi a inumidire, come vi dicevo, con questo sciroppino che abbiamo preparato. Ecco qui. Allora prendiamo il pentolino e adesso ci facciamo proprio una piccola bagna, che così aromatizza. Poi magari mettiamo anche qualche pezzettino
delle fragole in mezzo, che così poi quando si taglia trovate anche pezzettini di frutta. Ecco qua, così mettiamo giusto al centro, poi bagniamo anche la parte superiore. Io lo faccio così a cucchiaio, ci sono anche gli strumenti adatti, però poi lì entriamo già più in un mondo di pasticceria. Ogni modo, se stiamo attenti anche con la bagna, cerchiamo di distribuirla in maniera omogenea, in modo da non caricare tutto quanto su un unico pezzo. Allora, adesso lo ricomponiamo, quindi facciamo così. Mi prendo direttamente un pirottino, vediamo questo qua con i cuoricini, e lo inseriamo. Bene, a questo punto direi che passiamo a tagliarci questa base che abbiamo detto che ci serve per fare la decorazione. Adesso prendiamo un coltellino, vediamo se ce l'abbiamo portata di mano, ma lo recupero qua. Allora, a questo punto cosa facciamo? Ci prepariamo delle striscioline. Tagliamo, diciamo, i bordi esterni, che comunque non è che li buttiamo via, anzi, li teniamo, magari ci facciamo una coppetta se poi avanza della panna. Con queste cose che restano si preparano delle coppette, in modo che adesso noi ci teniamo proprio la parte più morbida per la decorazione. Allora, mi sembra che si veda bene, sì. Quindi tagliamo proprio delle striscioline sottili, in modo da fare una sorta di piccoli cubetti. Allora, volendo, si potrebbero anche a mano fare proprio dei pallini, magari adesso li vediamo assieme. A me piace di più creare con questi piccoli quadretti il discorso della decorazione della mimosa. Allora, ecco qua, adesso mi taglio pezzettini così un po' piccolini. Adesso ve li faccio vedere più da vicino, ok. Quindi proprio sono dei cubettini di decoro. Oppure, come vi dicevo, si può prendere proprio l'impasto, la parte morbida, la parte quella sotto che c'era, e si fanno proprio delle palline. Però secondo me è un lavoretto che non ha molto senso. Utilizziamo proprio questi quadrettini che ci troviamo bene senz'altro. Allora, adesso prendiamo un piatto a portata direttamente. E ci mettiamo il nostro tortino. Ora prendo la panna, scusate che la prendo in frigo visto che l'ho lasciata fino all'ultimo. Ecco qui. Allora, per quanto riguarda la panna, sono 250 ml di panna fresca, l'ho montata sempre con le frustine. Ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero, quindi normalmente ogni 250 metto 20 grammi. Allora, diciamo che se la panna la utilizzate all'ultimo, quindi prima del servizio, non vi serve aggiungere nessun tipo di fissatore. Però, ad esempio, in questo caso io l'ho preparata prima, per essere sicura che abbia una buona tenuta, vi consiglio di inserire una bustina di panna fix, che è un fissatore che trovate in qualsiasi supermercato, proprio nei banchi del reparto dolci. E questa bustina vi permette di tenere corpo la panna, e quindi anche se la fate per esempio il giorno prima, per il giorno dopo vi resta perfetta, integra, e anche la forma resta bella, bella soda. Ok, adesso prendiamo una sac à poche, ecco qua, adesso togliamo la punta, facciamo così, vediamo se ci basta per inserire la punta. Ecco, io utilizzo una punta a stella. Ecco, anche per quanto riguarda le punte, diciamo che la punta di ferro sicuramente vi funziona meglio perché taglia bene la panna. Quella in plastica, che tante volte, ecco, è tagliata troppo poco, scusate che lo taglio ancora un po'. Vediamo se basta, ancora un pochino. Sì, quelle di plastica le ho avute anch'io negli anni passati, però non vi danno un taglio perfetto alla panna, quindi se volete che vi venga bene il disegno, bisogna utilizzare queste qui di ferro. Aspetta che le inseriamo bene, adesso mi si è bloccata lì. Spingiamo un po', eccolo qua. Perfetto. Allora, adesso prendo un altro cucchiaio, perché alla fine si sta un attimo a farli, però ci sono un po' di cosine che servono a portata di mano. Io intanto guardo, leggo. Cristina, buonasera. Luisa, buonasera, benvenute. Allora, adesso prepariamo la sacca, quindi mettiamo all'interno la nostra panna.
Ecco qua magari metto giusto un po', poi gli altri me li completo più tardi, poi vi faccio anche la foto, vi scrivo tutti gli ingredienti, tutte le dosi nel post alla fine della diretta. Allora, pressione di chiusura, con le altre dita spingiamo il tutto fino a fare la fuoriuscita della panna, ecco qua, ok? Quindi ci riprendiamo il tortino, ci siamo, si vede abbastanza, sì. Quindi adesso noi partiamo dall'esterno e facciamo un giro attorno, ecco qua, piano piano. La pressione deve essere più o meno sempre graduale, eccolo. Poi anche qui si può salire fino, insomma, dove piace. Io abbondo sempre un pochino, mi piace panna generosa, come si suol dire. Quindi adesso, vedete, l'abbiamo fatto così. Ora ci andiamo a inserire questi cubettini che abbiamo preparato con il pan di Spagna, e facciamo queste piccole decorazioni. Ecco, anche qua ovviamente adesso noi facciamo questa sorta di mimosa e quindi utilizziamo questi, però ad esempio se vi piace l'idea di inserire degli zuccherini colorati, ad esempio ci sono anche già pronti, oppure se li volete preparare con la pasta da zucchero, potete fare dei cuoricini, delle stelline, dei coriandoli, quindi veramente le varianti con la fantasia sono infinite. Quando si ha, diciamo, la base, poi dopo tutto il resto viene da sé. Poi voi siete bravissimi, come sempre io vedo le vostre foto, anzi tante volte vedo le foto delle cose che replicate e devo dire che cioè, mi superate ampiamente, quindi super, vuol dire che siete assolutamente perfetti, pronti anche voi per le dirette. Eccoci, allora, quindi mettiamo tutti questi cubettini, ecco qua, quindi avete visto in un attimo, insomma, si prepara. Vediamo se, adesso abbasso un pochino, vediamo se si vede un po', ok, magari poi si vede un pochino meglio. Allora, a questo punto io direi, tocco finale, ci mettiamo un pezzo di fragolina fresca, vero o no? Perché sennò... Abbiamo detto facciamo panna e fragole, quindi adesso me lo taglio, già lavata ovviamente, tagliamo, vediamo se metà è troppo grande oppure se, insomma, a me piace che sia un po' impattante, quindi io la metterei anche proprio mezza. Eccoci qua, quindi ecco qua il nostro tortino è pronto, va bene? Ne avete visto veramente in un attimo, si fanno delle cosine carine, buone. Allora, dunque, attendo ovviamente le vostre considerazioni, mi fa piacere se mi date un responso quando proverete la ricetta, oltre che il piacere di vedere anche le vostre foto. Detto questo, venerdì, se avete piacere, alle 8 ci sarà un collegamento, una puntata sul canale TV Capodistria, la puntata di Shake, quindi se avete piacere ci sarà una piccola intervista che verrà fatta e poi faccio una piccola ricetta simpatica, insomma, sempre molto veloce. Sapete che io in diretta tengo ricette, insomma, rapide. E quindi mi fa piacere se ci sarete. Se non prendete il digitale terrestre, perché può essere che la copertura non prenda dappertutto, comunque vi lascerò il link per poterlo vedere. Allora io vi ringrazio ovviamente dell'attenzione che mi avete dedicato, vi auguro una buona serata e ci vediamo più avanti con nuove ricette. Grazie mille, buona serata a tutti, ciao!